Prima telefonata di quest'oggi, andiamo subito a salutare il tifoso, nel mentre vi ricordo che allo 0249428479 questo è il numero di telefono per essere in onda con noi. Pronto? Buonasera direttore, buonasera Carlo, sono Silvano. Ciao Silvano. Buonasera, buonasera. Prego. Silvano. Augurissimi Simone innanzitutto. Grazie. Beh, oggi ti tocca. Oggi mi tocca ringraziare. Grazie. Era riuscito a sgamare fino adesso, pam! Volevo fare due domande a Carlo che toccano un po' due argomenti secondo me un po' spinosi. La prima è questa, ho seguito il video di stamattina Carlo, ma davvero dobbiamo credere in qualità di tifosi che dietro tutti questi infortuni ci sia solo la casualità? Io so perché lo dici, poi ti faccio proseguire, mancherebbe altro. Io nel mio video perché di stamattina seguo sempre con molta attenzione e molto piacere, però era una frase un po' forte, ma spiego, dopo vai avanti perché ho detto casualità, perché non credo che Stefano Pioli, che ci ha detto l'estate scorsa che bisognava evitare gli infortuni dell'anno precedente, ha avuto un mese e mezzo per lavorare e se fosse abituato, ipotesi, sto dicendo una sciocchezza per farmi capire, 1000 balzi, l'anno scorso c'erano gli infortunati, riprende la preparazione, rifà 1000 balzi e allora, cioè, Pioli non sarebbe il Pioli che conosciamo. Ecco perché non trovando una causa ho detto sarà la casualità. Adesso scusami, prosegui. Ok, allora posto che potrebbe essere effettivamente che Fiori non è uno sprovveduto, va bene, però ti pongo un'altra domanda. Sì. Esiste un problema infortuni allora, reale e vero, al quale bisogna porre rimedio? Sì. Esiste? Sì. Oh, quindi esiste un problema, perché adesso siamo stufi di dover supplire, hai detto inizio, io sono in linea già da un po', hai detto inizio trasmissione, il Milan ci ha abituati a supplire egregiamente alle assenze. Sì. Adesso basta però. Hai ragione. Questa è una situazione che non è più sostenibile, perché il girone di Champions tu lo passi se hai la formazione al completo. Io ne sono sicuro di questa cosa. Come l'anno scorso passavamo col Manchester con la formazione al completo. Esatto, cioè non ci puoi presentare. E sono 2 anni che abbiamo questi problemi. Ecco, quindi finalmente abbiamo fatto chiarezza. Però chiedo io a te, e non essendo noi là, e parlando di più di me, cioè, che sbaglia la preparazione fisica? Diciamolo, per qualcuno Pioli sbaglia la preparazione fisica? Qualcuno Carlo, si sente Carlo. Di dire sì, io non essendo là, mi auguro di no, ma allora ecco perché parlo di casualità. Perché non Carlo, penso che sbagli 2 anni di seguito la preparazione fisica. Carlo, un problema reale ci può essere. C'è sicuro. Io ho chiesto anche a un ex giocatore di Serie A, per rispetto non faccio il nome, è stato anche allenatore della Lazio, e lui mi dice, giochi il mercoledì, il giovedì fai scarico, il venerdì fai rifinitura perché il sabato li giochi. Quindi sostanzialmente i giocatori non si sono mai allenati. Facciamo l'esempio di Liverpool e la partita del sabato, no? Quindi potrebbero essere anche i ritmi, potrebbe essere il ribassato, potrebbe essere la preparazione, potrebbero essere tanti fattori. Ma solo il Milan? E questo me lo devi dire tu a questo punto, scusami Carlo, allora te la pongo io la domanda, ma solo il Milan ha questi problemi? Perché le altre squadre non hanno i numeri che abbiamo noi dal punto di vista degli infortuni. Ecco, cioè, e allora parliamo oltre la metà degli infortuni. Allora, ecco perché dico, li ha, non dico solo il Milan, più che altri il Milan, gioca come le altre, seguimi, pensiamo che Pioli non sia uno sprovveduto e allora io, i campi di Milanello sono curati come bambini piccoli di 2 anni, curati e vezzeggiati, ecco perché arrivo alla casualità, perché, ma attenzione, non voglio difendere questa mia idea, attenzione Silvano, non la voglio difendere. Era solo per animare la discussione. Se giochiamo come gli altri, i campi di Milanello non credo che siano cemento armato, mancherebbe altro. E Pioli non è uno sprovveduto e ci facciamo sempre male. E allora chiedo a te, devi dirmi, o è Pioli, o sono i campi, o è la casualità. E perché tutti gli altri giocano uguali. È una delle 3 cose. Non ne vedo altri, Simone, altre cose? Qualcosa c'è di sicuro, perché altrimenti in 2 anni... Eccolo! Cioè... C'è qualcosa, ma che cosa? Non lo so, altrimenti manderei il CV curriculum al Milan. O è A, o è B, o è C. Qualcuno mi dica, tu Silvano mi dici, secondo me
è la preparazione di Pioli. Perché non è nemmeno l'alta intensità che viene dedicata, o meglio, che viene data al Milan come parziale scusante. Perché stiamo raccogliendo un po' di dati, Milan, Inter, Juve, eccetera, non hanno dei dati così diversi, anzi, per paradosso... Riguardo a che cosa? Ad alta intensità, cioè il numero di chilometri fatti in sprint... Ah, ecco, non è tanta differenza. Per paradosso, quella che va di più è l'Inter, ed è quella che ha meno infortuni. Quindi, Silvano, io... Allora, però chiudiamo dicendo questo, secondo te... Devi presentarti, secondo sì, te? Certo, Carlo, e ti premetto che neanche io sto a Milanello, eh. Certo. I carichi di lavoro secondo me potrebbero essere una causa. Ma perché poi la maggior parte degli infortuni sono quasi sempre gli stessi, flessori, quasi sempre certo. gli stessi. Però deve io di causa comune ci deve essere. Hai ragione, Silvano, ma dato che l'anno scorso lo stesso allenatore ha avuto dei problemi di infortuni, la mia domanda, ma è una domanda, ma usa gli stessi carichi di lavoro cancellando l'esperienza? Proprio di no, cioè credo che abbia cambiato rispetto all'anno scorso. Mi auguro, in effetti come però... risultati sono gli stessi, una caterva clamorosa di infortuni. Però ecco perché io ho detto la casualità, ma non metto una lira sulla mia idea. Come se tu mi dici i carichi di lavoro, io non posso dirti non è vero, hai detto una stupidata, perché non lo so. Mi auguro che siano cambiati rispetto all'anno scorso, perché altrimenti, insomma, se io vado 200 all'ora e vado a piccare contro il muro, la macchina dopo vado ancora 200 all'ora in quella curva e vado ancora a piccare contro il muro, sarei stupido. Quindi Silvano, ci sta i carichi di lavoro, però sarebbe non sarebbe bello per Pioli, o no? Ma sicuramente quello no, però qualora noi non potessimo, allora, assodato che non possiamo cambiare allenatore, non possiamo cambiare giocatore, c'è qualche altro elemento della catena che va cambiato e sostituito, Carlo. Esatto. Che possono essere anche, guarda, aspetta, possono essere anche i macchinari della Tecnogym di Milanello, faccio un esempio assurdo. Sì, no, certo. Ma c'è certo. qualcosa che va cambiata, perché altrimenti il trend non si invertirà mai. Cioè tu mi dirai. Il calcare della piscina di Milanello, magari, le temperature, certo. Allora prova a coprire il campo, e per non voler additare la causa a delle persone che magari sono dei professionisti, però una causa c'è, va ricercata e va risolto, perché altrimenti il trend non si invertirà mai. Anche Carlo, perché fossimo scarsi, dici, vabbè, siamo meno, ma perdere, allora, non essere già magari 4-5 più in classifica. Anche se però sai, bastava magari avere qualche giocatore in più che a Firenze, già a Firenze non perdevi, primo, però in tutto sommato abbiamo perso due partite, meno di così non si può, però giocare con Liverpool che in queste condizioni come l'anno scorso col Manchester ed essere l'unica squadra italiana che esce, e io continuo a dirlo, dall'Europa mi rosico molto per questo quando oggi ho visto e allora diventi però c'è Maldini, c'è Massara, c'è uno staff medico, ma non si mettono intorno a un tavolo per esaminare la cosa. Oggigiorno io non credo che vanno avanti così, tanto speriamo che non si facciano male. Ecco, questo che spero.